Ciao, io sono Carla e oggi ti faccio vedere come preparo il mio pane ciabatta leggero e alveolato. Al pane fatto in casa, anche se fa caldo, non ci rinuncio. Vieni con me e ti mostro come fare. Per prima cosa preparo la biga. Avrò bisogno di 500 g di farina 0 con un V3-20, 225 g di acqua e 5 g di lievito di birra fresco. Metto la farina all'interno del contenitore della planetaria, il lievito sbriciolato, inserisco la foglia, inizio a far andare la planetaria e aggiungo l'acqua a filo, piano piano. Ho inserito tutta l'acqua, faccio andare la planetaria per 5 minuti. Quando mi rendo conto che tutta la farina è stata assorbita, mi fermo. Controllo innanzitutto che non ci sia farina sfusa. Perfetto. Adesso prendo il contenitore e sistemo i pezzetti di biga all'interno. A questo punto copro con il coperchio e lascio lievitare ad una temperatura di 18-20 gradi perlomeno per 16 ore. Oppure la fai lievitare a temperatura ambiente per qualche ora e poi la riponi in frigorifero. Dopo 8-10 ore, perché in casa mia c'è una temperatura di 24 gradi, non lo faccio maturare ulteriormente perché ho paura che mi vada oltre di lievitazione. La biga si presenta in questo modo scomposta perché durante il primo impasto dobbiamo lavorarla brevemente con l'acqua fredda per completare l'impasto delle ciabatte, quindi avrò bisogno della biga di 150 g di acqua fredda, 50 g di farina con un V260, farina 0, 3 g di malto, 10 g di sale. Metto la biga all'interno del contenitore della planetaria. Aggiungo il malto, 2 cucchiai di acqua dei totali. Metto la foglia e inizio a far partire la planetaria. Dovrò ottenere un impasto incordato. Ecco che l'impasto si è compattato, inizio ad aggiungere la farina e l'acqua piano piano. Ecco che la prima acqua e farina si sono assorbite, aggiungo la successiva piano piano fino a metterla tutta. A questo punto aggiungo il sale e un cucchiaio d'acqua che ho lasciato, così avrà modo di sciogliersi. L'impasto è pronto, per questa fase può impiegare anche 25 minuti. Mani bagnate con acqua fredda, solleva l'impasto, piegalo e lascialo ricadere in avanti, in questo modo. Formo un panetto e lo inserisco all'interno di un contenitore unto con dell'olio. Lo copro e aspetto 15-20 minuti. Poi faccio un giro di pieghe in ciotola. Andrò a farne perlomeno 3 a distanza di 15-20 minuti di riposo tra l'una e l'altra piega. Facciamo l'ultimo e poi mettiamo a lievitare fino al raddoppio. Ho messo un foglio di carta da forno sul piano di lavoro. Ecco l'impasto giunto a lievitazione. Metto della semola sulla carta forno e poi ci capovolgo l'impasto. Vedi come si stacca bene. A questo punto con un tarocco lo divido. Guarda che meraviglia! Lo allargo leggermente, lo tiro leggermente. Questo se vuoi una ciabatta più schiacciata, meno alta. Ci metto sopra ancora della semola e lascio le ciabatte così sul piano di lavoro. Ho sistemato la pietra refrattaria nel livello intermedio del forno e lo accendo a 250 gradi statico. Ci metto una teglia con un po' di acqua.
E adesso porto il forno a temperatura. Ci vorrà circa mezz'ora perché la pietra refrattaria dovrà essere bella calda. Il forno è arrivato a temperatura, posso infornare le ciabatte. Le capovolgo sulla pala per pizza in questo modo. Metto le ciabatte, chiudo e faccio cuocere per 40 minuti. Trascorsi 10 minuti, abbasso il forno a 220 gradi e tolgo la teglia. Adesso abbasso la griglia a livello inferiore e continuo la cottura, leggerissime, ben cotte. E adesso provo assaggio con l'olio buono di qualità. Semplicemente favoloso. Come sempre, ti invito a provarlo. Ciao e alla prossima ricetta!